Salve a tutti ragazzi e benvenuti, anzi salve a tutti i miei cari Pokéfunz e ben ritrovati in un nuovo episodio di Spacchettamenti. Oggi qui con me ho la collezione speciale di Raichu GX, sempre dell'espansione Leggende Iridescenti. La collezione cosa comprende? La moneta di gioco di Raichu GX raffigurata qui, la Jumbo Ultra Full Art di Raichu GX, poi le due carte promozionali Pikachu olografica e la Ultra Full Art di Raichu GX e poi le 5 bustine sperando che ci portino fortuna. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo ad aprire questa confezione. Nel frattempo che apro la confezione, più che altro volevo ringraziare tutti voi per essermi sempre di grande supporto. Infatti abbiamo appena superato quota 200 iscritti e di questo ne sono davvero molto contento, quindi ringrazio sempre tutti voi per vedere sempre questi video, commentare e condividerli tutti quanti insieme. Spero di raggiungere sempre nuovi traguardi insieme a tutti voi. Alziamo il primo box. Andiamo a recuperare le carte in modo tale da non rovinare. Oggi non riesco a parlare, mamma mia. Oppla, abbiamo preso Pikachu. Adesso andiamo ad alzare delicatamente. Ok, ci sono riuscito delicatamente la Ultra Full Art di Raichu GX. Diciamo che io preferisco molto questa espansione, a parte il fatto che mi sono uscite sempre belle carte, ma poi più che altro devo dire che secondo me è un'espansione con un numero di carte giuste. Cosa voglio dire? Che da quando sono uscite le espansioni Sole e Luna e via dicendo, come carte le hanno fatto? Le GX sono normali, come voi ben sapete, le Ultra Full Art e le fuoriserie, le Hyper. Però per quanto mi riguarda, se tu Pokémon Company, lo so che tu cerchi di appioppare più carte possibili perché noi dobbiamo spendere, 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 però se tu per un tipo di Pokémon, ecco, facciamo l'esempio di questa Ultra Full Art di Raichu GX. La Ultra Full Art di Raichu GX nell'espansione normale non esce, quindi mi sta bene che tu questa carta me la fai uscire in una collezione speciale. Ma se tu mi appioppi per questa carta una GX normale Ultra Full Art e la Hyper, io per completare l'espansione ci metto gli anni. Invece facendo in questo modo, che mi fai nella leggenda di Descendi, mi fai la normale GX e poi la Hyper, va benissimo così. Cioè, credo che sia meglio farle così, ma ovviamente loro devono fare in questo modo per scucirci più soldi possibili. Allora, tiriamo fuori le 5 bustine. Vabbè, tolto questa, una piccola critica da parte mia. Andiamo a prendere la moneta di gioco. Eccola qui. Andiamo a girarla con il bel logo di Pokémon. Perfetto. Poi prendiamo la Jumbo. Eccola qui. Andiamo a vedere da vicino le carte che non vi ho fatto vedere per bene. Allora, eccola qui la olografica, non so se riesce a far vedere, ma è olografica questa di Pikachu. La promo numero 28. Beh, non dice che è promo, però è una promo, cioè almeno per me. E poi la promo Sun and Moon 90 Raichu GX Ultra Full Art. Perfetto. Ed eccovi qui il codice per poter riscattare la collezione di Raichu GX. Vi invito sempre a lasciare un bel like per questo video, commentate e condividete, mi raccomando, e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Allora abbiamo
un Mewtwo, un Rayquaza e due Genesect. Io partirei dai due Genesect, sperando di far uscire qualcosa di bello. Ok, iniziamo con il solito codice per voi. Facciamo il trick. Abbiamo Energia Psico, Arbok, Alleva Pokémon, Lilia, Ivysaur, Shroomish, Totodile, Bulbasaur, Pikachu, Leopard Reverse e un Machado. Primo pacchetto andato. Dai, ne abbiamo ancora 4. Di nuovo Genesect. Ecco qui il codice. Facciamo uscire una bella fuoriserie, dai. Ancora energia psico. Volcarona. Iniettore danni. Ultra Ball. Zorua. Golett. Larvesta. Scraggy. Croconaw. Croconaw Reverse. E Upa. Niente, Genesect non ci ha portato fortuna. Andiamo con il pacchetto di Mewtwo. Che oramai, come ben sapete, è ora di Mewtwo, di leggende, di discenti, li ho praticamente tutti. Andiamo con il codice. Oh, solo energia psico stanno uscendo, niente di meno. Allora, facciamo così. Energia Psico, Howl, Mega Ball, Arbok, Zorua, Litten, Quillfish, Shroomish, Golett, Voltorb Reverse e un Palkia. Niente, solo due pacchetti. Secondo me questa sarà un'espansione vacante, cioè più che altro collezione vacante, come quando ho aperto la collezione di Oh, e non mi è uscito praticamente niente. Aspettate, il codice è tutto storto. Ovviamente vi consiglio anche di recuperare il video dello scorso spacchettamento, ve lo lascerò nelle schede qui in alto. Andiamo a vedere cosa ci esce. Ho visto sbrilluccichio, quindi c'è qualcosa. Energia acqua, Scrafty, recupero di energia, energia in colore doppia, Shroomish, Totodile, Bulbasaur, Pikachu, Stunfisk, Litten, Reverse, Entei GX che mi mancava! E andiamo così! Entei GX! E si aggiunge alla collezione. Praticamente, se una mia amica sta guardando questo video, mi maledirà perché a me mi mancava e me la doveva scambiare, quindi niente da fare, mi dovrei dare un'altra carta. E aggiungiamo, non si riesce. Ok, allora mettiamo queste carte da parte ed ecco qui Entei GX. Ok, e apriamo l'ultimo pacchetto. E vabbè, almeno una GX ci è uscita. Ragazzi, ovviamente nel mio canale potete trovare anche video di gameplay, allora sempre codice per voi. Se magari siete interessati, io faccio principalmente video di gameplay, adesso sto portando God of War, vi consiglio di andarla a visionare. Andiamo con l'ultimo pacchettino. Allora, energia turno, Scrafty, recupero di energia, energia in colore doppia, Totodile, Bulbasaur, Golett, Croconaw, Litten, Virizion, Reverse. Raichu GX nella collezione Raichu GX, 2 GX, questa è bellissima, ragazzi. Trovo Raichu GX nella collezione di Raichu GX. Mi sembra perfetta.
Quindi mettiamo così, purtroppo nessuna fuori serie, ma pazienza, dai, ci possiamo accontentare. Quindi andiamo a vedere cosa ci è uscito. Un bellissimo Entei GX. Poi Raichu GX nella collezione Raichu GX, bellissima, anche se già ce l'ho, ma fa sempre bene avere un'altra GX. Poi la Ultra Full Art di Raichu GX, che ovviamente usciva nella collezione, e il Pikachu olografico. Benissimo ragazzi, allora direi che con questo spacchettamento possiamo concludere qui. Vi invito sempre a lasciare un like se il video vi è piaciuto. Se anche voi avete acquistato questa collezione, fatemi sapere cosa vi è uscito, se vi sono uscite belle carte, a che punto siete nel completare questa espansione. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividete il video e noi ci vediamo in un prossimo spacchettamento che sarà un box tutto nuovo, anche se non è recentissimo, ma è un box tutto nuovo. Quindi alla prossima Pokéfunz, ciao! Okay.